Allora, ciao Luca, benvenuto su Spettacolo News. Siamo qui per la presentazione della nuova stagione del Paradiso e tu sarai una delle new entry. Se ci presenti un po' il tuo personaggio e come ti stai trovando all'interno del set? Certo, allora, il mio personaggio si chiama Gian Lorenzo Botteri, si vedrà subito dalle prime puntate, dall'11 settembre entrerà nel vivo della situazione, soprattutto professionale, perché viene chiamato dal dottor Conti per creare una nuova linea uomo. Proprio perché è un momento particolare di concorrenza con la Galleria Moda Milano e quindi cerchiamo di allargare questi nuovi orizzonti con una nuova linea moda uomo. E avrà a che fare e condividere soprattutto lo spazio lavorativo, quindi l'atelier con Maria Puglisi. All'inizio è un po' complicata questa convivenza, il mio personaggio alle volte è un po' severo nelle osservazioni, però è un uomo che ha già firmato una serie di collezioni, quindi un professionista, ha studiato in Francia e su alcune cose non transige, quindi è molto severo su alcune osservazioni, come dicevo, e all'inizio con Maria Puglisi ogni tanto dovrà tenerla bada, però diciamo che il carattere un po' severo, alle volte severo del mio personaggio, cerca di dare un po' di respiro e di ascoltare dei consigli che darà Maria al mio personaggio. Senti, il tuo personaggio, se ci puoi anticipare qualcosa, avrà anche delle interazioni sentimentali con Maria o sarà solo un rapporto professionale? Per il momento il mio personaggio è solo professionale, ovvero è molto impegnato nella sfera professionale. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, ancora posso dire che avrà dei segreti, dei lati che ancora nessuno conosce, e quindi questo suo carattere un po' alle volte burbero e severo nasconde delle fragilità. Senti, una curiosità personale, l'ambito della moda era una tua passione o hai dovuto studiare un po' per fare questo tipo di ruolo? Ma innanzitutto ripercorrere un'epoca come gli anni 60 è meraviglioso, poi il nostro mestiere ci permette anche di vivere epoche che non abbiamo mai vissuto. Io sono del 79 e quindi a me la moda appassiona perché è arte e mi sono documentato, e per me, come ogni volta che interpreto un personaggio, è sempre fondamentale il sapere dove collocarlo, la sua storia, e quindi è un'opportunità in più per accrescere anche professionalmente la mia persona. Bene, allora benvenuto al paradiso e in bocca al lupo.